Ciao a tutti e a tutte, anche oggi è venerdì, in realtà è qualche giorno in più che non ci sentiamo perché la scorsa settimana, visto alcuni impegni a Roma, abbiamo fatto la diretta mercoledì, però torniamo di nuovo di venerdì e anche oggi rispondo alcune delle vostre domande. Mentre aspetto che vi colleghiate e facciate le vostre domande in diretta, inizio a corrispondere come al solito con alcune, insomma, vari quesiti che mi avete posto sui vari canali, inizierei da Instagram. Angie mi chiede come sto, Angie sto benissimo, nel senso che è un periodo complicato come lo è per tutti, ma insomma credo che anche la situazione Covid che vede le vaccinazioni che stanno andando avanti, finalmente si parla di riaperture, anzi stanno iniziando a riaprire le attività, si sta allungando anche il coprifuoco gradualmente, insomma penso che pian piano le cose stiano migliorando e anche noi stiamo riprendendo anche con ad esempio l'organizzazione degli eventi, stiamo lavorando su Torino a cielo aperto, quindi le attività culturali che potremmo fare quest'estate, stiamo lavorando su San Giovanni, insomma diciamo che stiamo tornando verso una normalità e questo credo che sia un bene per tutti e per tutte. Ivan mi chiede in realtà anche molti altri sugli altri canali, ma Ivan me l'ha chiesto su Instagram. Cosa è accaduto comunque è notizia di oggi della questione del video di accusa alla polizia municipale che sta girando online. Allora, come in realtà è già stato diffuso anche a mezzo stampa, il comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon, che ringrazio a proposito di questo video, ha lamentato, beh, insomma, sapete che è successo nel video, quindi non sto a raccontarvelo. Scusatemi solo un secondo. Ok, riprendiamo, scusate, avevo solo io un problema che non riuscivo a vedere. Bene, dicevamo che il comandante Bezzon ha preso subito contatto con appunto il ragazzo, la persona che ha diffuso il video e ci sarà un incontro martedì in cui speriamo si possano chiarire tutti gli aspetti, quindi poi ci torneremo ovviamente nei prossimi giorni. Francesco mi chiede sempre su Instagram quali siano i progetti che riguardano le ciclabili future. Allora, come sapete, è stato un tema su cui abbiamo puntato sin dall'inizio di questo mandato. In questi 5 anni abbiamo aumentato del 50% gli spazi ciclabili. Questo ha permesso, insomma, un grande cambiamento in molte parti della nostra città e voglio ringraziare tutti gli utenti che stanno utilizzando la bicicletta o comunque queste altre forme di mobilità e stiamo vedendo che i numeri crescono. E ovviamente non si ferma qui, anzi, devo dire che il governo, come probabilmente sapete, ha stanziato finalmente risorse importanti aggiuntive per la mobilità sostenibile proprio dedicate alla ciclabilità e questo permetterà alla città di continuare ad andare avanti. Nel nostro caso specifico abbiamo già approvato proprio qualche settimana fa risorse per circa un milione di euro, proprio dedicato ovviamente alla ciclabilità, e quindi i prossimi interventi saranno sostanzialmente, per risponderti Francesco, su Via Lancia, Braccini, i controviali di Corso Peschiera, Corso Potenza e Corso Vercelli. Quindi l'elenco in realtà è molto lungo, ma questi sono sostanzialmente i primi su cui interverremo, senza dimenticare Corso San Maurizio, su cui anche lì stiamo per intervenire proprio sui controviali. Maddalena mi chiede in diretta la sofferenza dei ragazzi, il comune prevede di attivare dei progetti. Allora, Maddalena, posso dirti anche perché mi ha chiesto anche su LinkedIn Stefano, rispetto ad esempio ai giovani in particolare, come sapete, avevamo annunciato il progetto di assunzione di 1.000 giovani nella nostra città nei prossimi 3 anni, che stiamo ovviamente andando avanti e sulle tempistiche noi immaginiamo a luglio di poter procedere, stiamo identificando i profili che ci servono e quindi a luglio di poter far già partire le procedure per i primi 350. Giovanni mi dici. Un tema che è molto sentito, Sindaca Bondi, visto il diffuso posizionamento di Dior e le riaperture, il problema di trovare posto in centro e se è possibile riservare i parcheggi su strade residenti. Allora, in questo momento, in questo particolare momento storico, sappiamo benissimo che l'unico modo che hanno i nostri ristoratori, i nostri bar per lavorare è il Dior e quindi noi abbiamo dato priorità a questo. Al di là della gratuità, abbiamo cercato di dare ovunque possibile la possibilità, anche rendendo, come dire, più facile l'accesso al Dior già questo l'anno scorso, di poter utilizzare quegli spazi. Ci rendiamo conto che questo significa togliere spazi alle auto. In alcuni quartieri, l'assessorato alla viabilità,
la mia Maria Pietra ha lavorato su questa identificazione di parcheggi riservati, ad esempio in alcuni orari specifici ai residenti, con le cosiddette strisce gialle che si affiancano sostanzialmente alle strisce blu. Però io davvero vi chiedo, mi rendo conto che è un tema che sta creando qualche disagio, però in questo momento io credo che sia giusto che un'amministrazione, una città, una comunità permetta a queste attività di poter lavorare, e l'unico modo che hanno, ripeto, sono i DEOR. Quindi è un tema su cui ci stiamo ovviamente interrogando, lo so che è un disagio ed è un tema che non riguarda solo Torino, che riguarda tutte le città, però purtroppo io ripeto, penso che in questo momento la priorità sia questa. E tra l'altro devo dire, voglio ringraziare i tanti commercianti che stanno dando segni di solidarietà anche tra di loro incredibili. Ci sono purtroppo, pensate, alcuni locali che non hanno lo spazio fisico per mettere DEOR, quindi sostanzialmente non possono lavorare, e magari chi era a fianco invece lo spazio l'aveva, gli ha in qualche modo donato un pezzetto di spazio pubblico per permettere anche loro di lavorare. Questo credo che sia lo spirito con cui dobbiamo in qualche modo approcciare il tema. Pompeo Alessandro mi dice: io le uso sempre, fa piacere che si continui in questa direzione, grazie che sei, insomma, utilizzi evidentemente la bicicletta e le ciclabili. Invece leggo Cristina: io ho difficoltà ad abituarmi alle piste ciclabili a doppio senso su strada a senso unico, ad esempio Vinizia. Avete pensato questa cosa, rendere anche loro a senso unico? Allora, il progetto su Vinizia in realtà ha visto tutto un percorso molto lungo, e la scelta di avere le ciclabili sostanzialmente su entrambi i lati nasce anche da quello che è l'indicazione europea rispetto appunto all'avere il bidirezionale, in particolare negli spazi così ampi. Mi rendo conto che è un cambiamento, però sostanzialmente le indicazioni sono queste. Avevamo ragionato anche su rendere Vinizia a senso unico, e poi c'è stato tutto un ragionamento anche sulla circoscrizione, e si è ritenuto meglio tenerlo sostanzialmente così com'è e come lo vedete. Tra l'altro abbiamo finito sostanzialmente anche tutto il pezzo ciclabile che arriva fino all'ingotto, quindi si è terminata anche quel pezzo. Penso che quella sia un'infrastruttura importante, che con gli interventi che abbiamo fatto in realtà praticamente da sostanzialmente l'ingotto si è in fascia protetta, in senso in ciclabile, fino a Porta Susa, perché abbiamo collegato anche Porta Nuova a Porta Susa. Sempre su Vinizia, dovete sapere che a breve aprirà la famosa ciclostazione di cui vi ho raccontato, e anche quella credo che sia un'infrastruttura in più importante. Allora, recupero ancora qualche domanda. Siso su Instagram mi chiede come saranno i bus elettrici. Se andate un po' indietro sulla mia pagina vedrete un video in cui ve li faccio, insomma, ho avuto la fortuna di poterli vedere in anteprima, sono bellissimi. In realtà i primi li vedrete già lunedì sulla linea 71, la linea 58, sono non inquinanti, e già questo credo che li renda particolarmente belli da tutti i punti di vista. Sono molto tecnologici, sono molto accessibili, abbiamo ampliato gli spazi anche dedicati a, insomma, donne o, insomma, mamma o papà con i passeggini, o ovviamente chi ha disabilità, quindi c'è una particolare attenzione, come giusto che sia, da questo punto di vista, e sono sicura che, insomma, verranno apprezzati. Sono i primi in strada, come sapete entro settembre ne arriveranno 50 che si aggiungono agli altri 200 pullman nuovi che sono già in strada. Sono anche questi giallo-blu, come quelli che ormai ci siamo abituati a vedere in questi ultimi anni, e presto arriveranno anche i tram nuovi, perché 70 tram sono in fase di costruzione e il primo sarà su strada finalmente a gennaio 2022, quindi insomma continuiamo sul cambio mezzi, e su mezzi soprattutto meno inquinanti. Per quanto riguarda invece Universiadi, qualcuno, insomma, la settimana scorsa mi avete chiesto se ero ottimista. Come sapete ero ottimista, ma ovviamente non si sa il risultato finché non si vince, e invece sabato ce le hanno sostanzialmente assegnate, siamo felicissimi, e quindi adesso torneremo, lo dico per Alessandro, ovviamente torneremo a lavorarci, e la cosa più importante al di là dell'evento, che lascerà un'eredità importante di residenze universitarie. Sono circa 1800 posti letto, andremo a recuperare alcuni spazi, ad esempio la salvo d'acquisto, quindi parliamo di Torino Nord, una delle aree più difficili della città all'interno del dossier, e rientra proprio in queste riqualificazioni, e più avanti sicuramente vi racconteremo anche maggiori dettagli. Giovanna mi chiede aggiornamenti sui concorsi. Allora, i concorsi stanno ripartendo tutti, giustamente mi dici i 100 amministrativi, se non erro sono quelli
Poi magari ti do maggiori dettagli per iscritto perché vado a memoria, ma dovrebbero essere quelli che risultano essere ancora sospesi perché avevamo tantissime domande, migliaia di richieste di adesioni, e questo rende molto più difficile ovviamente la gestione del concorso alla luce delle regole Covid. So che l'assessorato al personale comunque ci sta lavorando, però il motivo per cui non è il primo a essere stato sbloccato è per la mole di adesioni che ci sono state, e questo rende ovviamente più difficile la riorganizzazione. Gianluca De Maria mi chiede se ci sono aggiornamenti sulle ecoisole. Allora, le ecoisole, come sapete, le stiamo man mano allargando dove non c'era il porta a porta. In questo momento siamo, ad esempio, lo so perché ci arrivano molte segnalazioni, in San Donato, ma comunque per qualsiasi informazione che riguarda appunto gli sviluppi o anche segnalazioni, perché soprattutto dove stiamo portando le ecoisole all'inizio ci sono delle difficoltà oggettive, quindi stiamo monitorando e interveniamo anche aggiungendo, togliendo ecoisole, spostandole, vi invito a utilizzare il sito dell'AMIAT, dove potete ovviamente segnalare, c'è anche un numero di telefono e potete anche vedere tutti gli aggiornamenti. Torno ancora su qualche domanda che mi è arrivata in anticipo via Facebook, e cioè Paolo Maralla, mi chiedi perché per la Casa delle Tecnologie Emergenti si è scelto di investire 14 milioni di euro per riqualificare ex obitorio Cappella dei Poveri Vecchi invece di utilizzare ad esempio un'altra struttura un'altra struttura. Allora, intanto ricordiamoci cos'è Casa Tecnologie Emergenti. È un progetto che vede 7 milioni del governo stanziati e altrettante risorse dei privati, quindi sono aziende del territorio, ed è un progetto legato alla nuova vocazione su cui stiamo lavorando, e cioè innovativa della nostra città. Perché abbiamo scelto quell'immobile? Marco Pironti, che è l'assessore che ha guidato sostanzialmente la cordata, ha seguito tutto il processo e abbiamo vinto come primi in graduatoria, quindi siamo molto orgogliosi di questo risultato, che è il risultato non solo di Marco ovviamente, ma di tutto l'ecosistema che c'è nel nostro territorio, ha scelto di andare in quel luogo perché in realtà la ristrutturazione è stata totalmente a carico del CSI Piemonte, che ha quegli spazi in concessione messi a disposizione del progetto, quindi non è stato a carico della città, sostanzialmente è stato CSI. E tra l'altro le risorse che arrivano dal governo, lo dico a te Paolo giusto per essere chiari, non permettono di fare investimenti in termini di ristrutturazione, ma sono risorse che servono per appunto diffondere e comunque lavorare sul tema dell'innovazione, quindi il fatto che CSI abbia potuto mettere a posto quegli spazi a carico loro ci ha permesso di entrare tra l'altro a fianco di un partner che è già così fondamentale in termini di innovazione. Però i soldi del governo non potevano essere utilizzati per interventi di ristrutturazione, quindi ci è risultata la soluzione più semplice e la più veloce. Saluto tutti coloro che mi stanno salutando, Frank, Enrico. Vediamo se recuperiamo qualche domanda. Allora, Alessandro mi chiede perché non mi ricandido, in realtà in tanti me lo avete chiesto. E vi ricordo le motivazioni, che sono quelle che in realtà racconto ormai da qualche mese. Vi assicuro che non è stata una scelta facile, è stata una scelta molto complessa, anche in parte dolorosa, nel senso che comunque ho dovuto fare delle valutazioni, ma le motivazioni sono quelle che vi ho raccontato, e purtroppo sono fatti oggettivi che ad oggi non sono cambiati. Io ho avuto due condanne in primo grado, sto ricorrendo, ovviamente ricorrerò in appello, ma i tempi della giustizia non coincidono con i tempi della politica, e quindi credo che la coerenza abbia un peso, abbia un valore, e quindi questa scelta è dovuta a questa vicenda. Detto ciò, non significa che non mi occuperò ovviamente della città, non significa che non continuerò a fare sentire la mia voce sui temi a cui credo particolarmente, e voglio davvero ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. Comunque il movimento avrà bisogno di continuare a essere sostenuto, e ci presenteremo a queste amministrative con un progetto di continuità rispetto al percorso che abbiamo fatto, di cui siamo orgogliosi. E mi collego a Stefano che mi ha chiesto prima in diretta se c'è qualcosa che non rifarei. Guardate, io in questi 5 anni ogni sera andavo prima di andare a dormire, e ancora oggi lo faccio ovviamente, mi chiedo se ho fatto tutto al meglio, se avrei potuto fare meglio, e ovviamente nessuno è perfetto, siamo tutti perfettibili.
Sicuramente ho dato tutta me stessa. Poi, se vuoi un esempio pratico di una cosa che tornassi indietro non rifarei, è sicuramente la questione del Teatro Regio. Come sapete, è stata una situazione molto complessa. Dopo un cambio di, anzi, due cambi di sovrintendente, siamo arrivati sostanzialmente alla scelta di commissariare il teatro perché la situazione economica finanziaria era insostenibile, perché di questo si tratta. E ecco, tornassi indietro, probabilmente lo avrei fatto subito e magari oggi saremmo senza commissario, il teatro sarebbe già risanato. Però in generale vi assicuro che ce l'abbiamo messa tutta, ma non solo io, la giunta, i miei consiglieri di maggioranza, ciascuno nel suo piccolo ha cercato di dare il suo contributo per migliorare questa città. Sergio mi dice che vuole più controlli della polizia locale e la polizia locale vi assicuro che sta facendo tutto il possibile. Ovviamente in quest'ultimo anno e mezzo i controlli della polizia locale sono stati fortemente concentrati sulla questione Covid, quindi sui controlli, gli assembramenti, il controllo ad esempio degli spazi, parchi, eccetera. Questo in qualche modo ha evidentemente distolto o comunque tolto attenzione rispetto alle altre attività. Man mano che si torna verso la normalità riprenderanno i vari controlli e vi assicuro che vengono fatti i controlli sia sulle auto che parcheggiano in mala sosta, esattamente come vengono anche fatti i controlli su ciclisti e monopattinisti che non rispettano le regole. Quindi non è che ci sia una categoria che in qualche modo viene attaccata più delle altre, i nostri vigili che ringrazio per il lavoro che fanno, a tutela della sicurezza di tutti, perché ripeto, a me piacerebbe vivere in un mondo in cui le multe non si fanno e sono zero. Ogni volta che si fa una multa è perché qualcuno non ha rispettato una regola e nel non rispettare la regola, anche solo mettendo la macchina in doppia fila o magari andando, come dire, con la bicicletta dove non deve, sta mettendo a rischio la sicurezza di qualcun altro. Quindi noi stiamo lavorando, come sapete, su un piano per aumentare la sicurezza stradale e tra queste c'è sicuramente anche la repressione che riguarda tutti gli utenti della strada. Vediamo un po'. Lorenzo mi chiedi se le fototrappole le stiamo piazzando. Sì. Ovviamente non vi dico, non possiamo dire dove sono, ma sono state finanziate e sono state anche già installate e ci sono anche già, le prime sanzioni. Quindi stiamo procedendo e devo dire che, siamo convinti che anche qui, a proposito di prevenzione e repressione, in alcuni casi in particolare, in alcune zone in particolare difficili della nostra città, dove molto spesso vediamo che vengono sversati i rifiuti, sono strumenti, molto utili. Sonia mi chiedi Parco Dora. Parco Dora dovevamo in realtà già inaugurare questa settimana, purtroppo non è stato possibile per alcune questioni tecniche, però sostanzialmente siamo a buon punto e sempre su Parco Dora sta anche procedendo spedita tutta la parte che riguarda lo skate park, quindi è tutto nei tempi e quindi credo che già prossima settimana potremo tornare sul tema. Qualcuno vedo che Michele torna sui controlli, su questo ho appena ho risposto qualche minuto fa, quindi puoi tornare in diretta, ma dietro ascoltare ti assicuro che non solo la polizia locale, ma ovviamente tutte le forze dell'ordine stanno facendo il massimo in termini di controlli. Paola, mi dici della linea 5, allora SFM5, oggi abbiamo approvato la delibera di giunta che dà il via libera sostanzialmente alla fermata. C'è invece qualche problema per quanto riguarda la questione di Legru, non so se ti riferisci a questo. Quindi abbiamo deciso di scorporare le due fermate che sono coinvolte. Per quanto riguarda la questione appunto di Grugliasco, c'è una lettera del sindaco di Grugliasco che giustamente ha posto la questione, che è all'attenzione, e faremo un tavolo tecnico perché ci sono alcuni aspetti tecnici su cui abbiamo rilevato alcune criticità. Però stiamo lavorando nella direzione ovviamente di poter accelerare e partire il più velocemente possibile. Se non erro, adesso vado a memoria, è proprio passata stamattina la delibera di giunta per quanto riguarda la prima fermata di SFM5, quindi troverete l'informazione credo domani anche a mezzo stampa. Sadiki Abdel mi chiede se di una tassa sui pullman turistici in ingresso a Torino. Non so se ti riferisci a un road pricing o altro, ma attualmente c'è la tassa di soggiorno che è legata ovviamente al turismo, cioè se dormi una notte a Torino, ma questo vale in tutta Italia, è una norma nazionale,
ma non sono previsti interventi di road pricing, almeno da parte nostra, insomma, non sono né immaginati né previsti, almeno nei prossimi mesi, poi ovviamente parlo fino alla fine della mia amministrazione. Direi che più o meno, vediamo un po', ovviamente, no, perché leggo i commenti, speriamo che il turismo riparta velocemente. Da questo punto di vista sono sicura che gli appuntamenti di quest'autunno aiuteranno, con le ATP Finals a novembre, la Coppa Davis, insomma, il nostro è un settore che ha patito tantissimo e ha sicuramente bisogno di ripartire. Questi grandi eventi ci aiuteranno a farlo. Io vi ringrazio e vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci rivediamo venerdì prossimo. Grazie a tutti e a tutte e buon pomeriggio.